Anticipazioni tempesta d'amore, puntate tedesche. Shirin, innamorata di Henning. Arian, sente delle voci. Grandi emozioni trapelano dagli news bavaresi della serie. Arian Kallenberg crederà di essere impazzita e il suo stato psicologico inizierà a spaventare Robert Salfield. In realtà la donna è caduta nella trappola di qualcuno che intende fargliela pagare a caro prezzo. Shirin Ceylan invece bacerà Jerry Reacher per poi innamorarsi perdutamente del sommelier Henning von Thalheim, cugino di Maya e Constance. Anticipazioni tempesta d'amore, puntate tedesche. Shirin si innamora di Henning e spezza il cuore di Jerry. Dopo la partenza di Maya e Florian, Shirin Ceylan, migliore amica della von Thalheim, occuperà un posto molto importante nella trama e la vedremo coinvolta in un triangolo amoroso che ci riserverà non poche emozioni. Come spoilerato un po' di tempo fa, legherà tantissimo con Jerry Reacher, fratello maggiore di Max, affetto da un deficit cognitivo che lo rende particolarmente ingenuo e sensibile, ma anche estremamente dolce, generoso e altruista. Il ragazzo si innamorerà perdutamente della bella Ceylan. E quando scoprirà che il suo più grande sogno è quello di aprire un centro estetico tutto suo, farà di tutto per farlo diventare realtà. Un giorno al Fustenhof verrà indetto un torneo di golf. Eric, notando la bravura di Jerry, deciderà di puntare tutto su di lui e gli consiglierà di non perdere altro tempo e di iscriversi subito. Il Reacher accetterà e contro ogni pronostico vincerà, destinando poi la somma vinta a Shirin in modo da aiutarla a mettersi in proprio. La gioia della ragazza sarà incontenibile, tanto da portarla a ringraziare il giovane con un bacio appassionato. Jerry, felicissimo, si illuderà di averla conquistata e da quel momento in poi arriverà a considerarla addirittura come la sua fidanzata. La Ceylan però non ne vorrà sapere di lui, ma temendo di non incassare il denaro utile all'apertura del centro estetico, preferirà non chiarire la propria posizione. Jerry però non smetterà di fantasticare e alla fine la giovane sarà costretta a confessargli di averlo baciato solo in segno di riconoscenza e non perché innamorata di lui. Inutile dire che Richard vi resterà malissimo. Nel frattempo a Bicklame arriverà un giovane, Henning von Thalheim, cugino di Maya e Constance. L'uomo, esperto di vini, giungerà al Fustenhof proprio grazie a Constance, che lo proporrà come nuovo sommelier. Affascinante, sportivo e pieno di risorse, Henning spiazzerà totalmente la sorellastra di Maya quando si presenterà al suo cospetto. Scopriremo infatti che nasconde un passato da nerd e che dunque, prima di diventare sommelier, era un ragazzo molto introverso, timido e impacciato. Shirin resterà subito colpita dal suo fascino, ma all'inizio Henning non ne vorrà sapere di conoscerla. La situazione però si capovolgerà nel giro di pochissimo tempo. E così il povero Jerry non solo dovrà fare i conti con la distanza imposta da Shirin, ma anche con il nuovo arrivato. Ma ecco il colpo di scena. Ben presto la Ceylan aprirà gli occhi sul von Thalheim e scoprirà che non è affatto il principe azzurro che tutti credono. Perché? Come si comporterà il giovane nei suoi riguardi? Alle prossime news! Anticipazioni tempesta d'amore, puntate tedesche. Arian crede di essere impazzita. E adesso cambiamo argomento e soffermiamoci su uno dei personaggi più controversi di Star de Lieve, e ovvero Arian Kallenberg. Nella nuova stagione, la 18ª, già in onda in Germania, la donna conquisterà il cuore di Robert Salfield. O meglio, resterà vittima del suo stesso piano contro di lui, visto che all'inizio tenterà di sfruttarlo per togliere ai Salfield ogni bene. Alla fine però finirà per innamorarsene per la rabbia di Christoph e Werner. Eric arriverà a schierarsi con i suoi nemici pur di dare una bella lezione alla donna che gli ha infranto il cuore, mentre Cornelia, disperata, rischierà addirittura di finire in un ospedale psichiatrico a causa degli intrighi dell'imprenditrice. Purtroppo, come già spoilerato, Arian studierà un piano volto a far credere a Robert e alla sua Lia di essere entrambi figli di Werner.
dopo aver ufficializzato la sua relazione con Robert, però ecco che la Kallenberg comincerà ad essere tempestata di telefonate minatorie, cui seguiranno delle pericolose minacce. Una mattina, durante una passeggiata, la Rossa verrà aggredita e narcotizzata da un uomo misterioso. Ritornata in hotel tra le braccia del suo Robert, la Kallenberg punterà il dito contro Werner e Christoph, che però riusciranno a dimostrare di essere innocenti. L'esperienza vissuta però si rivelerà così traumatica per la Dark Lady che da quel giorno in poi non sarà più la stessa. Il suo amato sconvolto inizierà a fare brutti pensieri sul suo stato di salute mentale e la convincerà a contattare Michael per farsi visitare. A sorpresa però quest'ultimo, dopo attente analisi di laboratorio, non riscontrerà tracce di sostanze stupefacenti e narcotici nel suo sangue. Ariane sconvolta griderà al complotto e quando poi vedrà il suo amato cosa farà? Invece di lasciarsi consolare da lui, arriverà ad aggredirlo verbalmente. Ritornata a casa, la Kallenberg apparirà molto provata e nel cuore della notte assalirà il suo stesso compagno dopo averlo scambiato per un ladro. Il mattino seguente Ariane uscirà a fare una passeggiata e si recherà nei pressi del lago. Qui ripenserà alla sua vita e alla morte avvenuta per mano sua di Karl Kallenberg, suo ex marito. A un tratto la donna inizierà a sentire delle voci sinistre e, spaventatissima, fuggirà via. Robert intanto sarà sempre più preoccupato per la fragilità psicologica della sua amata, mentre Werner e Christoph continueranno a fare tutto il possibile per avvicinarsi a lui e per dimostrare di essere estranei ai fatti che si stanno verificando nella vita della Rossa. Ma i due nasconderanno qualcosa? Insieme a Eric Voth hanno stilato un progetto per far impazzire la donna e renderla innocua? Un pomeriggio Ariane sarà molto tesa e proprio mentre starà pensando a tutto quel che le è accaduto, vedremo che il responsabile delle telefonate minacciose si paleserà al suo cospetto. Di chi si tratterà? Di Eric? Nulla è da dare per scontato in questa vicenda. E soprattutto, non dimentichiamoci di un personaggio che fino ad ora non abbiamo ancora citato, Rosalie Angel. Pare che la compagna di Michael, agendo nell'ombra, inizierà delle attente indagini per aiutare Cornelia a ritornare con il suo Robert. Sarà lei l'artefice del terrorismo psicologico inflitto alla Rossa? Vedremo. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.